Massimiliano Federica, la disoccupazione raggiunge il dato storico del 42% per quanto riguarda quella giovanile. È un dato tremendo, è un dato molto preoccupante che aumenta anche la sfiducia nella gente. Sì, non solo, abbiamo anche una disoccupazione generale che è arrivata a quota 13%, ovvero la più alta dal 1977. Un dato sulla quale il governo non è stato in grado e non vuole dare risposte. Il governo Renzi continua a vendere fumo ai cittadini, non ha messo in campo una misura che sia una per contrastare questo aumento drammatico della disoccupazione. Ha messo soltanto, diciamo, in gioco un decreto sul lavoro, il quale però non creerà un posto di lavoro in più, in quanto non coinvolge la possibilità di crescere per le aziende e la possibilità di tornare competitive. L'unica via da perseguire in questo momento è l'abrogazione della riforma delle pensioni Fornero, una riforma che ha bloccato l'ingresso nel mondo del lavoro. E per questo la firma e il referendum della Lega Nord, tra cui appunto l'abolizione della legge Fornero, è fondamentale per ridare una prospettiva a tutti quei disoccupati che stanno vivendo il dramma della crisi.